musiche, colori, lingue e culture differenti si sono intrecciate in una giornata indimenticabile. Welcome to Run for Unity! Salut! Hola! Benvenuti a voi che ci seguite da ogni parte del mondo! Siamo di religioni diverse, di paesi diversi e tutti puntiamo su un ideale uguale, cioè vivere in un mondo unito, e di pace e di amore. Oggi in migliaia di ragazzi, in centinaia di città, stiamo correndo passandoci il testimone da un fuso orario all'altro per dire che il nostro obiettivo, il mondo unito, non è una meta irraggiungibile. Basta che ciascuno faccia il proprio tratto di strada. Eravamo 2000 a Roma e oltre 100.000 nel mondo. Ragazzi e ragazze, a correre per la seconda edizione di Run for Unity. Obiettivo? Distendere sulla terra un arcobaleno di fraternità. Anche se eravamo di diverse culture, siamo riusciti ad andare avanti insieme, a mettere in pratica la regola d'oro, che è fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Diciamo che dà una spinta ulteriore per portare questo ideale nelle nostre città e nel mondo in cui viviamo. Oggi sono collegate con noi circa 300 città del mondo. E qui un collegamento non stop via internet ha permesso di seguire passo dopo passo questa fantastica corsa per l'unità. Al via per primi i ragazzi per l'unità dell'Oceania, che hanno poi idealmente passato il testimone a quelli dei successivi fusi orari. Dall'Asia all'Africa, all'Europa, alle Americhe. Nella nostra corsa attorno al mondo abbiamo utilizzato persino una funivia sul tratto di Run for Unity più alto, ai 4100 metri delle Ande ecuadoriane. E dall'altra parte della terra si è corso a Kathmandu, alle pendici dell'Everest. Abbiamo raccontato con canzoni, coreografie preparate durante l'anno, esperienze, il nostro modo di vivere che si basa su una regola che unisce cristiani, indù, musulmani, ebrei, buddisti. La regola d'oro del Vangelo, presente in tutte le religioni. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Qualche anno fa l'arrivo dei profughi dall'Iraq nel mio paese era sempre maggiore. Per diversi problemi i bambini iracheni non venivano iscritti a scuola e tanti rimanevano analfabeti. A noi è venuta l'idea di aprire una scuola per loro. Abbiamo cercato dei locali, il materiale scolastico, messo a disposizione i nostri libri, chiedendoli anche ad amici e parenti. Dopo la scuola, due volte in settimana, noi da alunni ci trasformiamo in professori. Insegniamo arabo, inglese, scienze e matematica per questi bambini che sono felicissimi di frequentare le nostre lezioni. Quando alle 16 è arrivato il momento di ricevere la staffetta in Italia, a Roma, in 2000 abbiamo riempito con il nostro entusiasmo la bella piazza Navona, che sorge dove un tempo c'era uno stadio romano. Il ritmo della musica e delle danze e la nostra felicità di stare insieme hanno catturato l'attenzione di tanti turisti che in quel momento affollavano la piazza. Run for Unity non è stata soltanto una corsa altamente simbolica, ma anche l'occasione di far conoscere le mille iniziative di Coloriamo la città, il programma lanciato da Chiara con il quale vogliamo portare gioia, conforto, amore nelle zone grigie delle città, negli ospedali, negli orfanotrofi, nei quartieri emarginati. Qualche tempo fa mio padre mi chiese di accompagnare in piscina dei ragazzi portatori di deficit mentali o fisici. Gli dissi subito di no. Mi dava fastidio l'idea che i miei amici, vedendomi dare da fare per gli altri, potessero prendermi in giro. Subito dopo conobbi i ragazzi per l'unità. In fondo al cuore sentivo di aver incontrato Gesù. Lui chiedeva anche a me di vivere così. Ho accettato. A poco lui ha cambiato la mia vita. E oggi, ogni volta che posso, vado in quell'istituto,
Sto con quei ragazzi, gioco con loro, cerco di renderli felici, ma la gioia più grande è quella che provo dentro di me. Nella diretta via satellite, che alle ore 18 ha collegato Piazza Navona alle oltre 300 città del mondo nelle quali si è corsa la staffetta, si è toccato con mano la realtà di un mondo più unito. È stato forte poter mostrare che, contrariamente a quello che ogni giorno fanno vedere i mass media, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze come noi che credono in un mondo migliore e si danno da fare per raggiungere una meta impegnativa: colorare con l'amore i posti in cui vivono. Siamo serviti dei segni matematici per esporre i punti di questo nostro programma, raccontando esperienze concrete. Il segno più, per dire più amore, andando incontro agli altri, amando per primi. Il segno diviso, per ricordare l'importanza della condivisione. Dai e poi sarà dato. Il segno meno, per impegnarci affinché nel mondo ci sia meno dolore, aiutando chi soffre. Il segno per cento, per ricordare il centuplo promesso dal Vangelo a chi dà con gioia. Il segno per era per affermare che si è per tutti, nessuno escluso. La mia città, Rosario, è stata scelta come sede dell'incontro di tutti i sindaci dell'America Latina. Avevamo la possibilità eccezionale di far arrivare loro le nostre proposte per migliorare la vita della nostra città. Abbiamo esteso l'invito anche ai ragazzi di tante altre città dell'Argentina. Lavorando insieme abbiamo steso un messaggio finale e lo abbiamo presentato all'Assemblea Plenaria dei Sindaci Latinoamericani. Da allora si sono aggiunte molte altre scuole, coinvolgendo 10.000 ragazzi. Infine, il segno uguale, richiamando l'idea dell'uguaglianza, era uno stimolo a realizzare la fraternità universale. Mediante collegamenti telefonici ci siamo messi in contatto con Gerusalemme, dove le differenze tra le religioni non sono un ostacolo, ma uno stimolo per costruire l'unità. Abbiamo iniziato un progetto per conoscerci nell'ambito delle tre religioni e iniziare un'amicizia a livello personale, non politico. A questa iniziativa aderiscono 10 ebrei, 10 cristiani e 10 musulmani, che durante l'anno si ritrovano in vari momenti per visitare i luoghi santi delle tre religioni, scambiarsi esperienze ed imparare a conoscere alcuni principi del cristianesimo, del giudaismo e dell'islam. Il 10 maggio, a Piazza Navona, è stata festa tutto il giorno. Una festa che avremmo voluto non finisse più. Ormai col buio, l'abbiamo conclusa accendendo centinaia di luci a forma di stella, per ricordarci di illuminare le notti piccole o grandi che rendono triste la vita di tanti, diffondendo nel mondo l'amore. Come luci di stessa fiamma, rischiariamo questa notte, riportiamo i colori che il mondo ha perso.